adesso a me il dovere e anche il piacere, ecco, di ringraziare un po' tutti coloro che hanno contribuito a realizzare quest'opera che stiamo per ascoltare più che per vedere. Eccellenza Reverendissima, a nome di tutta la comunità di Castelvetere, la saluto e la ringrazio per la sua presenza a questo evento in sé semplice, piccolo, ma molto importante per questo popolo. La sua è una presenza che dice attenzione e incoraggiamento a proseguire nel cammino intrapreso. Gliene siamo sinceramente grati. Grazie. Saluto e ringrazio i sacerdoti presenti, Don Luca, parroco di Molinara, di Reino, Don Bernardino, parroco di Tufara, ma in particolare voglio salutare il carissimo Don Giovanni Tagliaferro, per tanti anni guida di questa comunità. Caro Don Giovanni, se questo popolo si è fidato di me e di Don Armando, ci ha dati i soldi senza neanche conoscerci, è perché si è fidato del sacerdote, e questo è merito tuo. Ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, e la tua presenza è sempre gradita e preziosa. Vieni a trovare spesso. Grazie. Un grazie di cuore al signor sindaco, dottor Gianfranco Mottola, e a tutto il Consiglio Comunale. Senza la vostra vicinanza e disponibilità, quest'opera non sarebbe nemmeno partita. Il vostro sostegno, morale e materiale, è stato determinante. Mi complimento con voi perché avete saputo cogliere e far vostro il desiderio comune del popolo di Castelvetere, popolo che amministrate e rappresentate, e ve ne siamo grati. Saluto e ringrazio per la fattiva collaborazione le autorità militari, i nostri carabinieri, il maresciallo Altieri in particolare, sempre presenti, attenti e disponibili. Ringrazio la Polizia Municipale e ringrazio per il servizio d'ordine anche i volontari della Misericordia di Castelvetere. Voglio ringraziare anche le maestranze che hanno lavorato alla realizzazione dell'opera. Innanzitutto all'ingegnere Pasquale Ruberto, che gratuitamente ha messo a disposizione della parrocchia la sua professionalità e le sue competenze. Grazie, ingegnere. Grazie alla ditta Trevino e in particolare al suo agente in loco, il signor Mario Monaco, per la presenza costante e la scrupolosità operativa. Con lui ringrazio il suo primo e più prezioso collaboratore, suo figlio Alessio. Ringrazio la ditta Mucci per le opere in muratura, oltre ad aver restaurato la cella campanaria, tutta, diciamo, la parte sottostante del campanile, hanno restaurato anche due cappelle all'interno della chiesa, quella di Gesù Morte e l'altra dove sta il confessionile. Voglio ringraziare la ditta Ruggero Michele, che ha realizzato e ha donato la copertura in ferro della botola di accesso alla cella campanaria, quindi non si è fatto pagare, doppio grazie. Ringrazio la ditta Pepe Matteo per la realizzazione del nuovo impianto elettrico e il ristorante Miramondi per la gentile collaborazione. Un grazie doveroso e sincero ai collaboratori parrocchiali, in primis al nostro capo supremo, il nostro carissimo sagrestano Alessandro, dove sta? Sempre puntuale e disponibile. Ora, nei prossimi giorni farà scuola guida per imparare a suonare le campane, perché già è capitato, mi ha raccontato che a un matrimonio si suona a morte, quindi dovrà studiare bene. Ringrazio i volontari che con impegno e sacrificio distribuirono le lettere per la raccolta delle offerte. Non vi ricordate le lettere che arrivò a casa vostra?
Ringrazio le responsabili degli affari economici, la signorina Albina Marinaro e la signora Rita Colella, le signore del gruppo delle pulizie per il lavoro prezioso che svolgono e non solo in questa circostanza. Grazie al piccolo e volenteroso nucleo del coro parrocchiale. È come un seme fecondo che ci auguriamo che porti frutto e si sviluppi. Rinnovo l'invito a chi ha buona volontà a entrare a far parte del coro parrocchiale. Grazie ai ministranti e anche ai piccoli del gruppo folk di Castelvetere. Ho volontariamente lasciato per ultimo un doppio particolare ringraziamento che intendo così sottolineare. Primo, è per il mio carissimo confratello Don Armando Valerino, al quale da fare un grande applauso. Grazie di cuore per la passione, lo zelo e l'impegno che mette nel suo prezioso lavoro pastorale. Caro Don Armando, tutti te ne siamo immensamente grati. È vero? Sì. È un augurio. Il Signore ti doni tante grazie quante volte hai calpestato ogni gradino del campanile. E l'ultimo, più grande grazie va a voi, cari cittadini e amici di Castelvetere. Con la vostra generosità ci avete sorpresi, emozionati e incoraggiati. Non dimenticherò mai le tante persone in fila in sacrestia con la busta in mano per dare la propria offerta. Se fra poco risentirete le vostre campane, è soprattutto merito vostro, perché l'avete voluto, non solo con le parole e gli auspici, ma con i fatti. Ogni volta che suoneranno queste campane, ci ricordino che quando una comunità è unita e rema nella stessa direzione, tutto diventa possibile, la meta si raggiunge. Ricordiamolo questo. L'augurio che vi faccio è che non vi limitate a sentire le campane, ma che le ascoltiate. Le ascoltiate in ciò che col loro suono vogliono dirvi. Sono un segno, un richiamo a ciò che nella vita è davvero necessario. Un richiamo ad un incontro con l'unico Salvatore Gesù Cristo, che si rivela e agisce nella sua comunità, la Chiesa. Grazie e auguri a tutti.